Cuba llegó a tener ciento y tantos. Cuba è arrivata ad avere 100 e più zuccherifici. E con la riconversione oggi ne abbiamo solamente 70 che possono produrre. Qualcuno si potrebbe chiedere cosa è successo con i lavoratori di quegli zuccherifici che oggi non funzionano. Posso dirvi semplicemente che nessuno è rimasto senza lavoro. Furono mandati a studiare. E come novità si convertì lo studio in lavoro. E molti di questi lavoratori arrivarono fino a ottenere titoli universitari. E ora lavorano in diversi campi. Non è facile spiegare in poco tempo quante vicissitudini, quanti morti, leader sindacali morirono difendendo le conquiste dei lavoratori. Questo fu un settore in cui si calpestava la gente, si produceva molta ricchezza per pochi e molti morivano praticamente di fame. Sì, morivamo di fame. No, es maravillosa. Déjame mirarla bien. Esta es mi última vez. Allora, come ti è venuta l'idea di fare un film così intrigante? Il tema è ispirato a un racconto di Senel Paz, che è anche l'autore della sceneggiatura. È il rapporto, come si vede nel film, tra un uomo, un intellettuale, adulto, omosessuale, di grandi ideali, liberale, senza pregiudizi, e un giovane comunista con una visione molto limitata e schematica della vita, della realtà, e assolutamente eterosessuale. È la relazione tra due personaggi molto diversi. Dal loro incontro nasce un rapporto di amore umano, di profonda amicizia tra due persone molto diverse. Questo è il film e penso che sia un canto alla tolleranza, al rispetto delle differenze e alla possibilità che due esseri umani così diversi, con idee diverse della vita, possano riuscire a creare un'armonia e una profonda amicizia. È un canto all'amore umano, in qualche modo. Io te quiero mucho, baby. ¿Qué le voy a hacer?